È finito in manette anche per chi recidivo. Si tratta di un quarantenne del napoletano ma residente a Sant'Agapito, arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Isernia con l'accusa di minaccia aggravata, lesioni personali e danneggiamento. L'uomo, particolarmente violento, ha aggredito un medico che lo ha in cura, una donna che lo ha accolto regolarmente nel suo studio per poi vederselo praticamente distruggere e rimanere a sua volta ferita. Non sono chiari i motivi per i quali il quarantenne avrebbe perso le staffe, tuttavia pare si tratti lo stesso soggetto che qualche tempo fa si è scagliato contro il personale medico del pronto soccorso del Veneziale di Isernia, ferendo in particolare il dottor Benedetto Potena, che ha poi sporto denuncia. In sostanza, saremo di fronte a un caso di recidiva che richiede una certa attenzione da parte delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria. Ma i carabinieri del comando Pentro hanno eseguito sul territorio anche altre operazioni nelle ultime ore. A Isernia hanno denunciato per furto aggravato un giovane che aveva rubato alcuni capi d'abbigliamento da un negozio del centro cittadino, dandosi poi alla fuga, ma la sua corsa è stata fermata dai militari che lo hanno segnalato, restituendo poi la rifurtiva al commerciante. E ancora, nei guai, sono finiti un uomo del posto, un 42enne di Caivano e un ragazzo di Caserta, rispettivamente per spendita di banconote false, porto abusivo di arma e violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro.